Sale il livello di preoccupazione tra i sindacati e soprattutto tra i lavoratori delle industrie Rolli di Roseto dopo la paventata ipotesi circolata già dalla scorsa estate di un trasferimento delle attività di confezionamento nei nuovi capannoni di Alanno. In mattinata vertice straordinario nella sala consiliare del comune alla presenza di alcune maestranze della RSU e dei rappresentanti sindacali con tutte le forze politiche della città. Presenti anche i parlamentari Tommaso Ginoble e Giulio Cesare Sottanelli, a cui è stato chiesto un impegno formale con il governo per tutelare il livello occupazionale a Roseto. Una vicenda, quella del gruppo Rolli, che riaffiora a distanza di 3 anni, quando proprio di questi tempi ci fu la grande presa di posizione degli operai che inanellarono una serie di giornate di sciopero, compreso anche un corteo per le vie della città contro la scelta della proprietà di procedere con una trasformazione dei contratti dal settore industriale a quello agricolo. Operazione che fu bloccata, ma che vide l'allora sindaco Ennio Pavone impegnato in prima linea. Ci fu anche un'assise civica straordinaria negli spazi aperti della villa comunale. Nel 2014 ho vissuto da sindaco quello che è stato per la prima volta uno stato di agitazione all'interno della Roma. Abbiamo avuto un atteggiamento, credo ancora oggi, di grande attenzione sia verso i lavoratori soprattutto, ma anche di riguardo nei confronti dell'azienda. Oggi purtroppo questi problemi sono tornati di nuovo alla ribalta. I sindacati hanno chiesto all'amministrazione rosetana, guidata oggi dal sindaco Sabatino Di Girolamo, un impegno formale affinché scenda in campo contro il rischio di trasferimento di parte delle attività che ad oggi sono struttura integrante all'interno dei capannoni delle industrie Rolli di Roseto. Il primo cittadino recentemente ha chiamato in causa la regione e il vicepresidente Giovanni Lolli è a conoscenza della situazione. Insomma, la regione sta monitorando la questione. Pavone, oggi capogruppo di Avanti per Roseto, dai banchi dell'opposizione ribadisce che è necessario l'impegno di tutta la classe politica rosetana per salvaguardare i livelli occupazionali. Noi crediamo, dalle voci che sentiamo in giro, che ci siano elementi di preoccupazione molto forte e quindi credo che la città abbia il dovere, e anche le forze politiche, di essere sensibili e di stare ancora una volta a fianco dei lavoratori per cercare di salvaguardare quella che è il più grande polmone occupazionale della nostra città. Stare anche vicino alle imprese, perché come ho sempre detto è solo l'impresa che può creare ricchezza e occupazione, ma in questo momento soprattutto la parte più debole sicuramente è quella dei lavoratori, quindi il nostro sostegno, almeno quello mio e del mio gruppo, a fianco dei lavoratori per cercare di fare in modo che l'azienda rimanga nel nostro territorio.